28 aprile, oggi siete qua per commemorare questa targa fuori dallo stadio di Lecco. Qual è il significato e motivo per cui siete qua? Il significato è ricordare 16 ragazzi che erano più giovani di me, che ho 20 anni, ragazzi che hanno donato la propria vita per un'idea, un ideale, per una volontà di avere un paese vero, un paese che credevano giusto. Alcuni dicono che siano state idee sbagliate, idee che erano da condannare, che chiunque avesse portato queste idee e chiunque avesse combattuto per queste idee avrebbe dovuto morire. C'è qualcuno che lo sostiene ancora oggi. Noi siamo qui per ricordare, per portare onore a questi ragazzi e soprattutto per ricordare che non ha più senso continuare a combattere tra ragazzi di destra e ragazzi di sinistra. Siamo in un paese che è allo sbando, in un mondo che è allo sbando, e c'è ancora gente che passa le giornate, gente che fa slittare i consigli comunali per la questione di una targa che sarà di mezzo metro quadrato. Non capisco che fastidio possa dare a chiunque. Noi siamo qui per testimoniare una voglia di pacificazione, una voglia di guardare avanti, sperando che anche chi oggi incita odio e anche violenza a guardare avanti. Quindi questa è la risposta a coloro che in consiglio comunale hanno proposto la mozione per la rimozione della targa? Allora, diciamo che il consigliere Venturini, a mio parere, ha cercato di cavalcare un po' l'onda, ha cercato di prendere un po' per la pancia un tema che alla gente magari fa comodo, che alla gente suona bene nell'orecchio. I ragazzi che sono arrivati cantando Bella Ciao, con striscioni, interrompendo un consiglio comunale, facendo tutte queste cose, a mio parere si spacciano per democratici, ma l'ultima cosa che palesano di essere è l'essere democratici, al di là di tutti poi volantinaggi, atti e altre iniziative che hanno portato avanti.